parlare di me, no? Perché insomma, io faccio le cose che le faccio con il cuore, ecco, e questo se riesco a far arrivare anche in parte quello che io ho messo in questo disco, mi sembra già un miracolo. Ma io, loro lo sanno perché ci sono alcuni di loro che vengono da tanti anni, io non ho un fan club, non lo voglio, l'ho stroncato subito sul nascere, perché stronco questa, come si dice, questa cattiva abitudine dell'idolatria. Non mi piace l'idolatria e non mi piace subirla, non mi piace, perché mi sembra diseducativo porsi come qualcosa di superiore agli altri, per cui non mi piace. Se sono punto di riferimento per qualcuno, questo mi fa piacere. Lo è stato De André per me, è stato un faro. Io a 13-14 anni, quando ho sentito la prima volta Tutti morimmo a stento, quel disco mi ha cambiato la vita, perché ancora non leggevo e la musica arriva prima dei libri, e aver sentito quelle parole in un momento in cui passi dall'infanzia all'adolescenza, per cui non sei ancora nella fase adulta, sei in quella terra di mezzo che è importantissima per indirizzarti. Puoi indirizzarti bene e puoi indirizzarti male, è la fase della vita più delicata. E aver avuto l'incontro con De André, aver sentito e aver capito che la medaglia andava girata, che c'era tutta un'altra parte del mondo, c'erano gli invisibili, c'erano quelli che non hanno voce, c'erano i disperati, c'erano i carcerati, c'erano quelli che nella vita non sono stati fortunati. Essermi imbattuta in questa cosa è stato per me scioccante, è come se mi avesse dato uno schiaffo all'improvviso, avessero detto guarda dove non puoi guardare, e quello per me è stato fondamentale. Se questo può succedere sentendo anche una di queste canzoni anche a una persona sola, io mi sento come di aver aiutato, insomma, aver partecipato al cambiamento di questo mondo.